Io non so più quello che cazzo devo fare. Non è possibile. Oh, lo ripeto tutte le giornate. Ogni giornata ne esce una. E una volta Cutrone con la mano. E una volta Florenzi sbaglia rigore. A sto giro Donnarumma si è fatto autogol. O meglio, Bonucci gli ha tirato la palla in faccia e è finita in rete. Ovviamente danno autogol a Donnarumma. Una volta fa doppietta a destro. Non più segnato. Una volta mi segna Padoin contro. Una volta annulla non gol a merda. Io mi sono rotto il cazzo. Non ce la faccio più. Risultati del Fantacalcio. Giocavo contro Real Saragnocca. Ciao, manco salutato. Che cazzo me ne frega. Voi direte, ma com'è possibile tutta sta sfiga? No, perché sta settimana è ancora peggio delle altre settimane. Perché nonostante l'autogol di Donnarumma, voi non potete. Real Saragnocca, Reina voto 6. De Silvestri, vado rapido perché mi sono rotto veramente i coglioni di fa sti cazzo di video. De Silvestri voto 6, Kolarov voto 6, Cancelo voto 6. Mi sono scordato di dire che lui non ha dato la formazione, quindi ha giocato con la formazione della settimana scorsa. Baselli 5,5, ma era 6 perché è stato ammonito. 6,5 Benassi, Tarapt non ha giocato, gli entra Viviani 5,5. Vesino voto 5, Icardi non gli ha giocato, ma non lo poteva sapere perché era formazione dalla settimana scorsa. Gli entra Andre Silva, voto 5, Kalinic voto 6, Politano 5,5. Allora ragazzi ha fatto 63 totale, quindi 0 reti, giusto? Ecco, allora, Gigio Donnarumma. Che cazzo, io non lo piglio più. A parte il fatto che questo ci metto la croce sopra proprio di tutti i fantacalcio che farò. Per me Donnarumma pure alla Juve diventare il portiere più forte del mondo. Io non lo piglio più. Ma rotto i coglioni. 2,5 ragazzi, 5,5 meno 3. Perché noi l'autogol lo facciamo valere meno 2 e il gol subito 1 meno 1. Quindi da 5,5 è diventato 2,5. Ma ci tengo a precisare che fino a prima dell'autogol Donnarumma aveva fatto due parate decisive. Su Fantagazzetta veniva dato voto 7. Improvvisamente a ciel sereno autogol. Da 7 diventa 5,5. Quindi tu me vai a togliere un punto e mezzo in più il malus dell'autogol meno 2 e il gol subito. Va bene. Toloi voto 6. Ma ci tengo a precisare che quando è finita la partita, Toloi aveva 6,5. Gli hanno abbassato mezzo voto. E va bene perché ne è finita qua. Sentite che cazzo di roba. Benatia voto 6. La Juventus ha vinto 7-0. Benatia è entrata al secondo tempo. Gli hanno messo 6. Io non ho capito com'è possibile. Almeno 6,5. Non lo so. Vabbè. Manolas stesso e identico discorso. A fine partita, Fantagazzetta gli dava 6. E mezzo, improvvisamente, è diventato 6. D'Alessandro voto 6. Questo è rimasto così perché il Benevento ha perso 2-0, ma comunque mi ha presa la sufficienza. Brozovic 6 e mezzo, perché però era 5 e mezzo, però ho fatto assist. Quindi, cioè, io piglio 6 e mezzo con uno che fa assist. Ma guarda la madonna. Kurtic voto 5. Io penso che gli sta sul cazzo a quelli di Fantagazzetta Kurtic, perché la settimana scorsa gli hanno dato 5, da altre parti gli ho visto 6 e mezzo di voto. A sto giro non so come ha giocato perché la spalla ha perso. Ma cazzo, almeno 5. A me serviva mezzo punto. Per me serviva mezzo punto. Non sono riuscito a farlo. Florenzi voto 6. Palacio voto 5,5. Qua ragazzi, non sapevo chi cazzo mettere. Ero indeciso tra Terò e Palacio perché venivano entrambi dati titolari. Alla fine ho scelto Palacio e guarda caso Terò non ha giocato. Maxi Lopez, commesso secondo panchinaro, ha preso 6,5 contro il Milan. Ma chi cazzo se l'andava a aspettare che Maxi Lopez ultimamente. Mertens 7. Più 3, 10 perché mi ha segnato. Quindi c'ho pure un gol fatto. È un autogol subito. Però c'ho pure un gol fatto. E il Sharawi. Voto 6. Ragazzi, il Sharawi ultimamente lo vedevo bello pisellante. Ovviamente non te vado a mettere Maxi Lopez. Parliamoci chiaro, santo Dio. Allora, statemi bene a sentire. 63 lui. 65 e mezzo io. Io non c'ho più parole. Ragazzi, per mezzo punto, quante settimane so? Chi segue i video del Fantacalcio? Vi lascio la playlist in alto a destra in questo momento. Chi segue il Fantacalcio mio? Quante cazzo de volte ho perso io per mezzo punto? O meglio, qua ho pareggiato perché è 0-0, perché sotto de 0 non ci potevo andare. Quante volte io per mezzo punto non sono riuscito a vincere o a pareggiare una partita? Voi me lo dovete dire come cazzo è possibile. 65, ho rifatto i calcoli 100 volte. 65 e mezzo, niente. 0-0, ho preso un punto, ma ragazzi, nelle ultime 11 giornate.
io ho preso solo 2 punti. So 11 giornate che non vinco. Io 11 giornate fa ero primo in classifica a 2 punti di distacco dal secondo posto. Cioè io stavo avanti al secondo dei 2 punti e ci avevo 24 punti. Il problema è che sono passate 11 giornate e ce n'ho 26. Perché una volta la mano di Cutrone, una volta è l'autogol di Donnarumma, una volta è Florenzi che sbaglia i rigori, una volta è Padoin, una volta è la fregna della madre, della zia, della nonna. Ve leggo la classifica, ma non sapete un'altra cosa, mo ve lo dico. Peppone Culone 15 punti, Poraccio ultimo in classifica, Delfini Curiosi penultimo a 16 punti, Real Saragnocca che ci ho pareggiato 21 punti, ma questo per mezzo punto, mannaggia la matosca, Atletico Van Gouf 26 punti, io 26 punti. Ragazzi, Alfrez questa giornata vince con Peppone, indovinate un po'? 66, preciso, spaccato, manca a farla apposta. E quindi mi distacca pure dei 3 punti. E vi ricordo che solo i primi 5 accedono alla fase finale. E tra l'altro giocava contro Peppone, che giocava con un giocatore di meno, perché se ci avesse avuto un giocatore in più, ragazzi, avrebbero pareggiato tutta la vita. Secondo me qualcuno, quando stavo primo in classifica, sapete che ha fatto? Si è messo coi spillini, ha fatto la bambolina mia coi capelli e ha cominciato a punzecchiare, 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 ha fatto effetto. La macumba è riuscita perché io non ho più vinto. Come cazzo è possibile? Quindi 20, lo spoglio a Sermanos, quindi 29. Mi distacca di 3 punti e me la prendo in der culo. Pierpalaion 35, uccidiamoli 35. Gladiator 39. Passiamo alle cose fantaformali. 40 punti, io mi sono rotto il cazzo. Io mi sono rotto il cazzo perché non è... Tu dici, oh, può succedere una settimana, può succedere 2 volte che te li sfiga, ma 10-11 giornate di fila non è possibile, ogni volta così non è possibile. Io sta settimana per mezzo punto non ho vinto, erano 3 punti. Vi ripeto, andate a guardare tutte le puntate precedenti sul fantacalcio, perché ogni settimana qua ce ne sta per tutti. Io non ce la faccio più. Lasciate un bel mi piace su questo video, arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio. Sul fantacalcio mi sono rotto il cazzo. Commentate, anche perché più faccio video più mi porto sfiga, più non vinco più, ne faccio più. Commentate, a me devono arrivare 10.000 like su sto video, perché se no io ne faccio più, mi sono rotti i coglioni. Commentate, condividete, ma non condividete manco perché la figura di merda che sto... ce ne va la prossima, iscrivetevi almeno al canale, iscrivetevi. Ciao.